Ciao, sono Nicola e sono un infermiere. Ho iniziato a scrivere da quando avevo 13 anni e nel corso del tempo poi ho scritto tante varie poesie che sono state pubblicate anche su vari libri, ho partecipato a dei concorsi anche nazionali e qualcuno l'ho anche vinto. Quando è nato il tuo amore per la poesia? Il mio interesse per la poesia non è stato un vero interesse, è nata tutta così, all'improvviso. Non c'è stato un vero motivo o qualcos'altro. Ho iniziato a scrivere, ho buttato giù alcune parole, ho visto che tra di loro si incastravano bene e nel tipo mio poi di scrittura che è molto introspettiva, cioè io scrivo più che altro per me stesso. È difficile, è molto difficile che scrivo per gli altri. O almeno se devo scrivere per gli altri, lo scrivo per le persone a me care, come ad esempio una delle ultime che ho scritto per mia moglie, dedicata a mia moglie. Scrivere in poesia è molto vasto come discorso, nel senso che ci sono tantissime varie forme di poesia. Il mio stile si rifà un po' a quello di Eugenio Montale. E Montale è stato, se si può dire, un amore a prima vista, anche se poi nel corso del tempo l'ho abbandonato, come ho abbandonato anche tanti altri poeti, perché il mio stile è il mio, il modo come scrivo io è soltanto mio. E non voglio farmi condizionare dagli altri poeti, dal loro stile, dal loro modo di scrivere. Però con Montale c'è stata subito un'affinità. Il suo pensiero, il suo modo di scrivere. Il mio stile è molto simile al suo, però si differenzia in tanti altri aspetti. Cerco di non assomigliare mai a un poeta, perché altrimenti diventerei come lui e copiare altri poeti non mi piace, non è quello che voglio, anche perché le mie sensazioni, quello che scrivo, sono soltanto mie e le vivo io. E anche per questo il mio stile, il mio modo di scrivere in poesia può non piacere a tutti e va benissimo così, perché non tutti possono capire in quel momento quello che sto provando io. Nella tua vita quotidiana ci sono degli elementi o degli oggetti che ispirano le tue poesie? Le mie poesie si attaccano, mettiamola così, a dei ricordi o basta un profumo, una melodia, un ritmo, un accordo, un qualsiasi cosa che in quel momento mi cattura e inizio a scrivere come se dovessi mettere le mani sulla tastiera di un pianoforte. Da lì partono le parole. E non essendo un lavoro per me, non sai mai quando ti capita quel flash che ti fa scrivere qualcosa. Può succedere che per 3 mesi, 3 anni non scrivi neanche una parola perché magari sei impegnato da tante altre cose e poi magari in mezz'ora scrivi 10 poesie diverse. Gemito. Sicuro me ne stavo, tranquillo morivo, come se ascoltassi il pianto di partoriti battiti. Ci fosse stato un sorriso, l'avrei catturato, macchiandomi di felicità. Impaurito me ne stavo, inconsapevole, vivo.